Allora, come ho detto, vorrei approfondire un po' questo discorso, innanzitutto delle vedove, poi leggervi la storia di Rup. Rup è stata una delle ultime sati, diciamo che in realtà la sua storia poi è stata dibattuta ovviamente sulla TV, ecco, sui mass media, e ha portato comunque da una parte all'inasprimento delle pene. Per quanto riguarda questa pratica, che comunque è ancora praticata, nel senso di tanto in tanto succede comunque qualche notizia, che appunto in realtà una vedova si sia immolata, però ricordatevi appunto che in realtà quasi tutte le notizie provengono appunto dal Rajasthan, che è comunque sul confine col Pakistan, che è una delle zone diciamo più arretrate. Diciamo che molto probabilmente se voi affrontereste, cioè se voi affrontaste questo tema con uno che ad esempio viene da Calcutta, per dire un New Delhi, in realtà molto probabilmente l'interlocutore vi dirà che ovviamente è contrario a questa pratica, che è una pratica ovviamente barbara, eccetera, eccetera. Allora, questo libro è un libro molto carino, è stato scritto da un inglese, è vi dico l'autore. William Dalrymple, ecco, è uno che comunque ha viaggiato per Pakistan e per l'India ed è stato scritto nel 1998, in Italia è stato tradotto nel 2000. È un libro molto carino che analizza un po' ovviamente tutti, diciamo, i nuovi sviluppi della condizione dell'India, quindi ovviamente parlando non solo delle cose di tipo tradizionaliste, quindi legate comunque a questo discorso della religione, ma anche ad esempio le cose moderne, ad esempio la musica, eccetera, eccetera. Quindi in realtà è un libro che vi consiglio di cercare se volete un'analisi, diciamo, interessante a questo discorso dell'India, che come ho detto tante volte è un caleidoscopio di usanze, di culture, cioè per dire una storia dell'India a più di 500 pagine, voglio dire, perché in realtà è appunto un mondo variegato ed eclettico. Allora, in questo libro ci sono soprattutto due capitoli che sono interessanti. Uno è il capitolo che è intitolato La città delle vedove, dove l'autore analizza questo discorso delle vedove, come vi dicevo, che abbiamo visto qui, diciamo, in formato molto sintetico. L'autore qui lo analizza più nel complesso, ecco, nel senso gli dedica un intero capitolo per quanto riguarda la situazione ad esempio dell'Uttar Pradesh, 1997, nel senso l'autore è andato lì e ha intervistato un po' di queste donne. Allora direi appunto di leggervi solo qualche stralcio e magari anche qualche parola di queste donne intervistate, tanto per darvi un po' l'idea di cosa significhi essere vedova in questa zona ad esempio dell'India. Poi, i pellegrini provengono da caste e comunità diverse, dai ricchi e dai poveri, dal nord e dal sud, ma un gruppo in particolare predomina, quello delle vedove. Si notano non appena si arriva a Vrindavan, ricurve con un sari bianco, le teste rasate e i piattini per le elemosine, protesi verso i passanti. Sulla fronte portano il simbolo a forma di diapason, disegnato con la cenere che le indica come discepole di Krishna. Alcune sono scappate dalle loro case e hanno lasciato le famiglie sentendosi d'ingombro, altre sono fuggite dai figli e nuori in cerca di vendetta. La maggior parte è semplicemente stata buttata fuori di casa perché nella società tradizionale indù una donna perde il suo status nel momento stesso in cui il marito muore. Le è proibito indossare vesti colorate o gioielli o mangiare carne, le è proibito risposarsi almeno se appartiene a una casta superiore. Le donne delle caste inferiori o le intoccabili possono fare quello che vogliono. Questo, come dicevo prima, che tra l'altro è una cosa che analizzava anche un altro studioso. Allora, le caste superiori, diciamo, le cosiddette caste al potere, sono quelle che in realtà hanno più obblighi. Cioè, sono quelle che in realtà devono seguire dei comportamenti, dei diktat che ovviamente sono ossessivi, che sono ovviamente dei comportamenti che valgono solo per loro, non per quelli delle caste sotto. Difatti, quelli delle caste sotto in realtà sono molto più liberi. Poi c'è anche questa cosa che è un'altra cosa che le persone non sanno. Allora, le persone fuori casta o delle caste inferiori non sempre sono poveri. Cioè, noi abbiamo un po' questa immagine da mendicanti a modello Madre Teresa di Calcutta, ecco.
Ma in realtà ci sono tantissimi fuori casta e tantissime persone, ecco, appartenenti alle caste inferiori che sono molto più ricchi di quelli delle caste superiori. Perché in realtà il concetto di casta non è un concetto che ha a che fare con l'idea di denaro o di possedimento terreno. E difatti quelli delle caste inferiori, come ad esempio possono essere gli artigiani, in realtà o i venditori, per dire commercianti, in realtà molto spesso sono molto più ricchi dei sacerdoti. Tra l'altro, poi ad esempio, il sacerdote in realtà ha come obbligo che non può neanche chiedere, cioè non può neanche fare un lavoro e ovviamente venire pagato, per dire. Deve vivere ovviamente coi tributi che gli offrono. Quindi le persone di casta superiore, quindi uomini e donne, perché il sistema delle caste riguarda non solo le donne, ma anche gli uomini, anzi riguarda molto più gli uomini. Quindi quando qualcuno dice ma le caste sono misogine, questa cioè una sciocchezza, perché in realtà l'idea di casta non è un'idea misogina, è un'idea che riguarda anche gli uomini, quindi non può essere misogina, perché appunto riguarda i due sessi. È ovviamente una condizione di squilibrio, ma non ha a che fare con la misoginia, perché in realtà è come un sistema feudale. Poi, oggi non viene più costretta a eseguire la sati, a gettarsi sulla pira funeraria del marito, ma in molte comunità tradizionalistiche, particolarmente in villaggi remotici, si aspetta che si rasi la testa e viva da asceta, dormendo per terra, digiunando e pregando per il marito defunto. Niente, allora, ovviamente qui poi l'autore ne ha intervistata qualcuna di queste donne, diciamo, col sari bianco. Difatti il sari bianco è proprio l'abito tipico delle vedove, e difatti Dumavati è rappresentata proprio col sari bianco. Vi leggerei piuttosto, ovviamente tutto il capitolo riporta un po' le voci di queste donne. Tenete presente poi che in realtà anche una bambina può essere vedova, perché se il matrimonio è stato, diciamo, stipulato tra due bambini, cosiddetti matrimoni dei bambini, ovviamente se magari una bambina di 8-12 anni si sposa con un bambino di quell'età lì, poi il bambino per un motivo o l'altro muore, ci sarà effettivamente questa vedova bambina, per dire. Direi appunto di leggervi come unica testimonianza questa donna, che ha detto allo reporter, qui allo scrittore. Ad esempio, questa non è la vita, disse un'anziana donna che mi apparve davanti uscendo dall'ombra chiedendomi una rupia. Siamo tutte morte il giorno in cui morirono i nostri mariti. Come si può descrivere il nostro dolore? I nostri cuori sono divorati dalla pena. Ora aspettiamo solo il giorno in cui tutto questo finirà. Allora, il problema qui, come ho detto, come dicevo ad esempio nei video dedicati a Catherine McKinnon, il problema qui non è tanto questo discorso di società che è impostata così da secoli, ma il capire perché le donne non riescono a darsi valore da sole, cioè perché c'è per forza bisogno dello sguardo maschile. Cioè il fatto che una donna ti dica, questo è un brano del 1900, abbiamo detto 1997, eh? Cioè, il fatto che una donna nel 1997 si esordisca con una frase del genere, cioè dicendo che lei appunto non si sente più valere niente, perché in realtà è morto il marito. Cioè, bisognerebbe appunto interrogarsi, chiedersi perché per il discorso della psiche femminile funziona così, perché ad esempio così non funziona per il discorso della psiche maschile. È raro che un uomo in realtà non si senta di valer niente perché magari la donna lo ha lasciato, o comunque la donna che gli piace non lo considera. È raro come cosa. Anzi, poi in genere, quando succede così, l'uomo in realtà reagisce diversamente, ad esempio uccidendo la donna che gli ha detto di no. Non reagisce come le donne. Invece le donne reagiscono così. Cioè, tendono appunto a fare del male a se stesse lasciandosi morire, proprio perché in realtà non si sentono degne, non si sentono di valore.
Ma appunto la domanda è chiedersi perché nella psiche femminile il discorso dell'autostima dipende da quanto dice un uomo. Non c'è un senso. Cioè, in realtà il condizionamento sicuramente c'è stato ed è stato millenario, da secoli e secoli e secoli, però se un certo comportamento aveva una sua ragione di essere nell'età della pietra, per dire, serviva appunto a mantenere la. Cioè, sottomettersi ovviamente a un potere patriarcale serviva a mantenere ovviamente il discorso della vita, restare in vita, voglio dire. Perché ovviamente gli uomini dovevano andare a caccia, quindi per un discorso di mera sopravvivenza. Quel comportamento lì andava bene in quel periodo lì, ma oggigiorno non è più così. Oggigiorno nessuno deve più andare a caccia, voglio dire, vai in un supermercato, compri quello che devi comprare. E tuttavia la condizione femminile in realtà non è cambiata, nel senso nell'ambiente femminile ancora prevale questa idea che tu sei qualcuno solamente appunto se in realtà l'uomo, in questo caso il marito, ti considera morto il marito, tu non sei più niente. È per questo che in realtà la pratica del sati non si riesce ad estirparla. Non si riesce ad estirparla, come anche ovviamente tutte le altre pratiche lesive della condizione femminile, non si riesce ad estirparla perché non si riesce a far nascere l'autostima alle donne, perché l'autostima delle donne ancora non esiste, se non in rarissimi casi. Quindi, fin tanto che non ci sarà un discorso di autostima delle donne, non ci sarà neanche più, cioè è inutile anche parlare appunto di ipotetici miglioramenti, perché in realtà, fin tanto che non esiste un discorso di autostima, è ovvio che non può esserci un discorso di miglioramento. Allora niente, direi di concludere questo discorso leggendovi l'ultimo capitolo con la storia, come ho detto, di Rup, che è stata una delle ultime sati, ve la leggo in un video a parte.